Ciao, sono Stefano Gallegari e oggi sono venuto qui a Focene a trovare l'amico Tony 40. 40 gradi all'ombra. Buongiorno a tutti. E raccontaci dove siamo. È incredibile, ma qui siamo alle spalle dell'aeroporto di Fiumicino. Cioè lì c'è la pista numero uno e nessuno immaginerebbe che c'è un posto paradisiaco, perché è null'altro che un posto paradisiaco. E lui fa un polpo da paura. Fulvio, e infatti è il motivo adesso per il quale siamo qui, perché tu entri là tra quei rocci e torni col polpo, giusto? Esatto. Oggi siamo qui perché lui ha preso il polpo, ora vediamo come lo cucina, lo fa a modo suo e poi lo mettiamo dentro una focaccia. L'ho chiamata bacio perché cuoce come un calzone non chiuso, solo poggiato, e i cornicioni si gonfiano e diventa tipo un bacio, una bocca. Poi lo aspettiamo che si fredda e quando ci serve lo scaldiamo, diventa croccante e ci mettiamo dentro il polpo cucinato come? C'ha un nome questa ricetta, un tuo modo? Io, guarda, tutti i miei piatti, marinara, no? A prescindere, faccio poche cose. Ma io poi sono pugliese e napoletano, per cui puoi immaginare. Okay. Io faccio i piatti che mangiavo da ragazzino, che cucinava mia nonna, cose classiche proprio della cucina. Beh, sud. Quindi c'era sto polpo, no, andava fatto così, anche perché poi noi con quel sughetto ci facevamo due spaghetti, le bavette, che era una cosa. Questa è la base di tutti i miei piatti di pesce. Dove c'è il pesce, la mia base è aglio, olio e acciuga, un'acciuga buona, dolce, vino bianco, pepe, pomodorini, il polpo, eccolo qua, ha due ore di vita. L'hai spattuto, eh? Eh sì, perché sto qui da 50 anni e so, e li pesco da quando ero ragazzino, va sbattuto, ha lavorato sugli scogli, va frullato a mano. E allora diventa tenero e si può mangiare proprio, si taglia con la forchetta. O se non si può fare, chiaramente questo, uno che sta in casa, che non ha gli scogli o comunque certo, non può sporcare, va congelato almeno 4-5 giorni. Okay. Una volta congelato si scongela e poi è tenerissimo, si cucina. Quindi con un'oretta è pronto. Ma sì, sì, sì. All'inizio, appena lo prendi, ti senti i tentacoli, sono proprio rigidi, sono duri, e quando metti in pentola appena pescato è impossibile mangiarlo, diventa durissimo. E allora va ammorbidito, quindi sbattuto, e lo senti proprio tra le mani che i tentacoli perdono quella durezza, quella. E questo così è l'unico modo per mangiarlo appena pescato. Tanto questo è l'aglione che mi hanno portato dalla Val di Chiana, fantastico. La differenza, primo, sono degli spicchi enormi e poi è meno aggressivo, è delicatissimo come aglio. L'olio è la base, un olio buono fa la sua differenza. Ci deve stare, no? Assolutamente. L'aglietto. Era l'aglione. L'aglione. L'acciuga. Eccoci qua. Questo è il nostro polpo pescato stamattina. Vedete? Guardate che meraviglia. Tira su. Figo, vedi come si è arricciato, no? Più o meno lo devi controllare e devi vedere quando la pelle è bella e si comincia a consumare, ad aprire, diventa tutto rosso, cominci col vino. Ora va la grande. Sicuramente è profumo. Un altro pochettino. Attacca. L'olio, vero? E deve affogare nell'olio di solito, sì, capito? Guarda, già sotto si è bello colorato. Eh sì, è uscito il rosso. Vedi pure sopra comincia a spellarsi. Tira la pelle, quasi si strappa, no? Eh sì, eh sì. Vino bianco,
tira un pochino il vino, con la pelle diventa un tutt'uno, con la pelle del polpo. Quindi 10 minuti ancora. Sì, una decina di minuti aggiungiamo. Guarda, un po' di pepe ce lo possiamo aggiungere anche subito. Ok. Direi che a questo punto si è asciugato, guarda che bella cremina sotto che sta facendo. È un pezzo di pane. No. Dopo ti tocca. Pomodorini? Cominciamo con un po'. Questi sono i datterini, sono ancora più dolci. Allora, quello datterino è datterino, bello, però ci sta sempre bene anche un po' di passata. E il datterino chiaramente andremo, non è solo quello, ce ne va altro, che dobbiamo fare un bel sughetto per riempire poi, per andare a riempire il nostro bacio. Giusto, maestro? Giusto. Quindi Tony, ora il polpo va da solo, ogni tanto lo controlli, giri, alzi e abbassi la temperatura. E io allora mi preparo il bacio. E ti tocca. Qui cosa abbiamo? Un po' di pallette fatte qualche ora fa. Per l'impasto, vedere come lo preparo, potete andare sul canale di Italia Squisita e vedere i miei video dove racconto sia questo impasto qui per la pizza tonda o anche quello per la pizza in teglia. Ok. Allora, il bacio, come dicevo, è una focaccia semplice, cotta, piegata. Quindi vado a spianare la mia pallina, la mia pizza, lasciando un po' di cornicione, senza esagerare, tolgo la farina in eccesso e vado direttamente sulla pala. E praticamente facciamo questa operazione qua. Lo piego a metà, tutto qua, senza olio, sale, niente. Poi gli do una forma un po' che desidero, l'ideale è la mezzaluna così. E andiamo in forno. Oggi qui da Tony ho portato il forno uni elettrico. Possiamo usarlo sia all'interno che all'esterno, e con una semplice spina da casa. E arriva a 450 gradi per fare una pizza più napoletana, più soffice. Poi io oggi la cuocerò così, quasi al limite, 420-450, perché poi la faccio raffreddare. Dopo lo abbasso a 250-300 e quando serve che il polpo è pronto e vogliamo mangiarcelo, che faccio? Rinforno questi baci che vado a fare e li lascio magari un paio di minuti, anche tre. Non si bruciano, ma si croccantizzano bene. Poi è un impasto bello soffice, quindi quando lo apriamo dentro rimane morbido e umido, però fuori è croccante. E quindi oggi usiamo questo forno. Noi andiamo a dare un'occhiata. Sì, come pensavo, ha tirato un pochino troppo il sugo, quindi se ve lo fa anche a casa o ci provate o quant'altro, un pochino d'acqua basta anche del bollitore della pasta. A questo punto è fantastico, sta andando alla grande. Eccolo qua, vedi? Sembra quasi che c'è la legna, no? Sì. Gli do giusto un'altra coloratina. Che a me piace cuocerle in profondità le pizze. A volte qualche angoletto viene un po' sbruciacchiato, però magari lo togliamo. Ma il resto della pizza è ben cotta. E secondo me è importante. Specie nei prodotti così da forno molto veloci, no? Come la pizza tonda. Non riusciamo ad avere una cottura come una baguette, una rosetta. Magari stanno un quarto d'ora, 20 minuti in forno. Questi sono prodotti che cuociono a volte un minuto, due minuti e mezzo rispetto ai 20-30 minuti di un pane. E quindi le cotture a volte sono un po' violente in alcuni punti. Però, per esempio qua, questo qua magari lo togliamo, però il resto è ben cotto. Poi quando lo andremo a tostare avremo una croccantezza maggiore. Qua se vediamo come, eccolo qua, come respira, no? Questi si sono cresciuti i cornicioni, sembrano delle labbra.
controlliamo e qui a metà cottura, quando comunque già è in cottura avanzata, cominciamo ad aggiungere un pochettino di sale. Non esagero, anche perché io il polpo, ripeto, questa è una cosa che posso fare, io sto al mare, l'ho lavato, pulito nell'acqua di mare, tutto quanto, già ha un sapore, già è bello savito di suo, è salato di suo. Un pochino di sale, dopo a fine cottura andrò ad assaggiare, vediamo se basta, ma per l'inizio è sempre meglio non abbondare. Tu ci hai preso il vizio a pomiciare però con sto bacio, Hai visto? Poi oggi facciamo il polpo, ma a volte facciamo il bacio con la lingua, è bellissimo. Ah, certo. La salsa verde. Certo. Ora lascio i bordi, lascio le bolle piene d'aria che diventeranno nere e dopo le togliamo. E vado in forno, Mettiamo un po' di prezzemolino, che non guasta mai. Chiudiamo e lo lasciamo andare in altri 10 minuti. Allora, il polpo è pronto, no? Perfetto. Hai spento, si sta riposando, guarda, bello caldo. Allora, possiamo secondo me andare in contemporanea. Che piano piano lo metti sullo, lo tagli, lo preparo, lo porzioni, io scaldo i baci che nel frattempo si sono freddati, ne metto due, poi non so se si finiamo, però li scaldo insieme. Ed eccoli qua. Voilà. 300 gradi. Vediamo il risultato di questo polipetto? Mi sembra... Si può dire gagliardo? Gagliardissimo, direi. Una volta si usava questo termine. Sì. Allora, nel taglio, poi io tendo sempre a lasciare le punte un pochino più lunghe. Okay. Sono pure più sfiziose da mangiare. Chiaramente, man mano che si allarga, faremo i pezzetti un pochino più... Più corti. Esatto. Okay. Sono anche un po' più fastidiosi da mangiare. Allora, io a Fiumicino per... I miei amici sono cresciuto voi cittadini, io sono erfiocina. Ero fissato con la pesca già da ragazzino. Sì. Entravo in acqua, ma io uscivo 30-40 kg di polpi. Mamma mia, sembra una marmellata, lo sai? Bellissimo, bellissimo. Eppure alla fine ha cotto un'orietta in quarto, in tutto. Quanto ha cotto? Sì, in tutto questo devo dire che sta pentola, eccoli, io ce l'ho da 20 anni. Mamma mia, senti come scrocchia. Se li vogliamo lucidare mettiamo un filo d'olio, però a me piace pure un po' così un po' asciutto, proprio panoso, no? Retro, è proprio retro. Guarda, se apri, vedi l'alito del bacio, ma guarda come soffia. Sta mangiando il cipolle. Senti che scrocchia. Peccato che i nostri amici non possono sentire il profumo. Senti, però... Ditemi un po' generoso, deve strasbordare perché sennò non sembra mio, capito? Io sono schiavo dell'abbondanza, sai. Mo quando chiudi un po', eccolo. Prezzemolino. Ma che fai? Mi fai le labbra verdi col prezzemolo? Perché? Questo è proprio c'è sta, Guarda che bacio, vai, fammone un altro. Qua tu, vecchio lupo di mare, ci hai regalato questa preparazione fantastica, ci dai nonna, Io con questo forno abbiamo fatto anche qualche pizza, insomma, binomio, per rilassarci. Binomio unico. Alla grande. Fantastico. Il risultato, io penso che... Ora lo assaggiamo. Aspetta, Cosa, ragazzi. Eccolo qua. Allora. Olè. A te, attento che quando mordi fuoriesce. Signori. Signori, alla vostra. È come dicono a Milano, ma di che volevo parlare? Buonissimo. Strepitoso. Quindi Tony, ai nostri amici di Italia Squisita,
Che gli dici riguardo? Suppongo che vedendo questo video ora sapranno, quando gli capita un polipetto vivo, fresco perlomeno, sapranno come cucinarlo. Potrebbe essere una buona idea per cucinarlo. Da un vecchio lupo di mare. Ciao ragazzi. È il grande pizzaiolo. Grazie Tony.